Eccoci al dunque. Pinocchio non solo non è un bugiardo, ma nelle intenzioni di Carlo Collodi non diventa mai un vero e proprio bravo bambino. Pinocchio rimane nel continuo interrotto delle avventure di Pinocchio, rimane un burattino. Il 21 ottobre 1890 Collodi redige un manoscritto, poi pubblicato il 18 ottobre 2012 nella biografia Carlo Lorenzetti, Le avventure di Pinocchio. Allora, ora noi vi leggiamo il finale di Pinocchio. Dove Collodi specifica come avrebbe voluto far finire la vera storia delle avventure di Pinocchio. Questo manoscritto è stato rinvenuto nel 1997, è un manoscritto di appena 4 pagine con l'inizio e la rapida conclusione del continuo delle nuove avventure di Pinocchio, ed ecco trascritto il seguito. Capitolo 1: come andò che Pinocchio, svegliatosi dal sonno, si ritrovò burattino. Pinocchio disse: come ero buffo quando ero un burattino e come sono ora contento di essere diventato un ragazzino per bene. Ma davvero lo era diventato? Perché dovete sapere, miei piccoli lettori, che Pinocchio si era trovato nel bel mezzo di un sogno e che, come accade spesso nei sogni, aveva creduto d'essere sveglio e di trovare le cose che più desiderava. Figuratevi l'impressione che ne ricavò, quanto fu desto, invece della graziosa ed elegante camerina ammobiliata, ritrovò le solite pareti di paglia della capanna. Soltanto giù dal letto, saltando, udì uno scricchiolio assai familiare, cagionato dal movimento delle gambe e di ogni altra parte del suo corpo di burattino. Guardando in basso, proprio in direzione della punta del naso, si accorse che gli stivaletti di pelle erano svaniti. Corse subito a mirarsi una catinella d'acqua, nel caso avesse almeno conservato il bel volto di fanciullo, coi capelli castani e gli occhi celesti. Riapparve, invece, la testolina di legno priva del berretto nuovo, nuda e lievigata come un pomello di un aristocratico bastone. Ricordò le parole che la fata gli aveva suggerito in sogno, e il portamonete d'avorio coi 40 zecchini fece per prendere i denari dalle tasche, ma trovò solo qualche briciola di pane e un turacciolo di stoppa. Oh, fatina mia, esclamò. Se ho sognato anche questo, vuol dire che sei ancora malata e giaci nel letto di un ospedale. Pianse, pianse come una fontana, tanto da non aver bisogno di lavarsi il viso quella mattina. Andrò a lavorare, pensò, e il mio babbo è ancora debole. Finché non ci sarà rimesso, lavorerò per 2 ore. Per due. Si avviò di nuovo dall'ortolano Gianco e si mise subito al lavoro. Se ben ricordate, cari ragazzi, Pinocchio aveva un bicchiere di latte da portare al vecchio genitore. Doveva tirare col bindolo almeno 100 secchi d'acqua.
un bicchiere di latte per 100 secchi d'acqua. Tornato a casa, vide che il subabbo era in piedi a sbrigare delle faccenduole quotidiane. Che fate fuori dal letto? Domandò il burattino, preoccupatissimo alquanto per la salute malferma del subabbo. Geppetto rispose di sentirsi meglio. Credo che lavorerò. E il lavoro mi gioverà molto, aggiunse. E chi non è avvezzo all'ozio, trovo la buona medicina nel lavoro e soprattutto nella cucina. Ho le tasche piene d'aria e il sacco che reclama giustizia. Contento che il suo genitore fosse tornato in salute, Pinocchio finalmente ritrovò il buon umore. Preparò il pranzo di mezzodì. Nel pomeriggio costruì con giunco tre canestri e due panieri. Verso il tramonto si esercitò a scrivere al lume di candela. Quando fu di nuovo giorno, attese impazientemente l'ora dell'appuntamento con la lumaca, la quale aveva da riferirgli delle condizioni di salute della fata. La lenta ambasciatrice questa volta non si fece attendere molto, solo 5 ore di ritardo. Non appena Pinocchio intravide le due antennine che spuntavano da dietro un cespuglio, si precipitò e disse: «Presto, lumachina, dammi delle buone notizie!» La bestiolina arrivò tutta trafelata, come inseguita da una sciagura, con la lingua impastata e le parole che non sembravano intenzionate a venire. Riabbracciò i suoi cari e disse: «Ero solo triste, quindi povero, quanto il più povero dei miei sudditi. Ora che non ho più accanto, finalmente non sono solo, ho voi accanto. Finalmente sono re. Perché si è veramente re solo se c'è ricchezza d'animo nei cuori. C'era una volta un re», diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno che forse, forse, divenne re. Firenze, 21 ottobre 1860. 90, 1890, firmata da Carlo Collodi.